Oggi ti preparo la torta versata a bigusto, un dolce golosissimo che ti conquisterà con la sua bontà e il suo doppio strato di farcitura. Dai, preparala insieme a me. In una ciotola monta le uova insieme allo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso. A questo punto unisci gli ingredienti liquidi, quindi il latte e l'olio di semi di girasole. Dopo averli incorporati, unisci la vanillina e la farina precedentemente setacciati. Dopo aver incorporato anche questi altri ingredienti, unisci il sale, il lievito per dolci e l'aceto di vino bianco. Quando avrai terminato, spruzza di spray staccante uno stampo di 24 cm di diametro e crea un primo strato con un terzo dell'impasto. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti e nel frattempo in una ciotola lavora il formaggio spalmabile con lo zucchero. Crea un primo strato di farcitura e copri con la metà dell'impasto rimanente. Cuoci nuovamente la torta in forno a 180 gradi per 20 minuti. Trascorso questo secondo tempo di cottura, realizza un secondo strato di farcitura con la nocciolata senza latte e copri con l'impasto rimanente. Cuoci nuovamente la torta in forno a 180 gradi per 30 minuti. Quando è cotta, sfornala, lasciala raffreddare e cospargi la superficie con dello zucchero a velo. E ta-dan! Ecco pronta la torta versata a bigusto. Guarda quanto è golosa! Ti assicuro che è una vera delizia. Ora non mi resta che assaggiarla. Ti è piaciuta? Lasciami un commento!